Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Abbiamo riattivato la mega centrifuga, abbiamo riattivato i motori, abbiamo reindirizzato la corrente verso i cannoni e adesso è giunto il momento di fare una bella passeggiata fuori dalle Shimura, ragazzi. Quindi teniamoci pronti. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciatela, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, ragazzi. E via. Cazzo, ma sì, questa parte la ricordo, però è veramente di integrità scafo 86%. Sincronizza un strumento con il cannone SDA, poi avvia un attacco. Fatemi leggere, però. Che cacchio. Sì, è diversissimo, ragazzi, dall'originale questo. Porca puttana. Sincronizzazione sistema di puntamento. Ne sugge gli asteroidi per calibrare. Ah, ma così? Attenzione, integrità dello scafo compromessa. Porca troia, ragazzi, ho sprecato le ultime munizioni che avevo. Siamo senza munizioni, abbiamo pochissime munizioni e sono messo male anche di kit. Sincronizzazione sistema di puntamento. Ok. Oh cazzo. Dove sta l'altro? Fottuto bastardo. Attenzione, integrità dello scafo vicina a soglia critica. Sono tutto storto. Sincronizzazione sistema di puntamento. Veloce, veloce. Dati completata. SDA ricalibrati. Sistemi di puntamento automatico attivati. Ecco, i cannoni SDA sono di nuovo online. Attivo il pilota automatico. Cerca di entrare, Isaac. Ho capito cosa fare. Ok, è fatta, è fatta. Calibra 3 cannoni SDA completato, va bene. Sì ragazzi, questa parte era molto diversa dall'originale. Uscita da gravità zero. Uscita da vuoto. Ok, dobbiamo assolutamente trovare un negozietto perché non ho kit e neanche munizioni, ragazzi. Quindi mi sa che ci tocca acquistare sia kit che munizioni.
Ho intercettato una trasmissione dall'infermeria. Qualcuno laggiù? Vedete cosa farci. Parla l'ufficiale medico Nicole Brenner. L'infermeria è un rifugio. Sopravvissuti, venite qui. Nicole, torno in infermeria. Ha senso. Torno al ponte equipaggio e cerco Superstiti. Stiamo in contatto. Ma scusate, allora Nicole è viva? Forse c'è qualcosa che noi non sappiamo. Torno alla posizione del capitano. Capitolo 5. Letali e devoti. Attenzione, abbiamo raggiunto il capitolo 5, ragazzi. Tutti bastardi. Curati Isaac immediatamente. Ok. Stiamo attenti qui, ragazzi, mi faccio un giretto al volo. Magari c'è qualcos'altro da raccattare che mi sono perso. Credo di no, però. Non si sa mai, non si sa mai. Ma visto che siamo qui, quanti nodi abbiamo? 3. Fucile impulso e grafico di potenziamento ampliato. Ok. Facciamo capacità. Oppure facciamo ricarica. E danno. Poi squartatore lanciafiamme, la malplasma, facciamo ricarica e danni la malplasma. La prossima volta con i prossimi nodi potenziamo ancora la tuta, ragazzi, perché un po' di durata della stasi e di aria di ossigeno di aria stasi ci sta, ragazzi, e anche ossigeno. Però non ho trovato nessun miglioramento al momento della tuta, ma sicuramente dobbiamo trovare la tuta di livello 3, o me la sono persa, perché a questo punto del gioco l'avrei già dovuta trovare. Autorizzazione confermata. Ok, qui c'è il negozietto.
Ah, ecco, vedete, schema sbloccato, tutta di livello 3. Ok. Nuovo oggetto disponibile all'acquisto, legame super simmetrico. Da già contatto. Allora, nell'inventario abbiamo diversi semiconduttori, li vendiamo tutti. Direi di acquistare questo. Cos'è? Scelta questa parte terminale per ampliare il percorso di potenziamento e ottenere l'accesso a un potenziamento speciale. Ah, sì, però prima di tutto acquisto la tuta, ragazzi, vai. Bella così, acquistiamo un paio di kit. Minchia, 10.000. Due kit. Acquistane uno. E basta, dai, troveremo munizioni, ragazzi. Anzi, fatemi vedere. Magazzino della sala del ponte. Ok. Qui possiamo salvare, ma... visto che dobbiamo prendere la navetta... poi è bloccato... torniamo nell'infermeria, ragazzi, vai. Infermeria. In arrivo all'infermeria. Siamo arrivati. Laboratorio chimico. Aspetta, hai detto laboratorio chimico? Ti sento a malapena. Ok. È molto inquietante questo posto. Sì, ci siamo già stati, però... tutto quel sangue lì prima non c'era, o mi sbaglio?
C'è il cuore di Isaac che batte all'impazzata. Anche se ci siamo già passati qui, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Comunque dobbiamo andare dall'altro lato, quindi andiamo dall'altro lato. Ma, scusate, col manichino prima non c'era. O mi sbaglio? Qui abbiamo fatto saltare la barricata, non so se vi ricordate. Daniels, la porta per l'infermeria si è chiusa dietro di me. Ci sei? Un altro sopravvissuto, finalmente. Chi è? Qui è al sicuro. Sono un dottore. Nicole Brennan è con te. Non cerca un rifugio, quindi. Beh, la dottoressa Brennan ora è impegnata. Vuole che la mandi da lei? Facciamo che tu apri le porte e io la trovo da solo. È così egoista? Faccia entrare qualcosa o uscire. Merda. Quindi ha deciso di creare problemi. Si segga. Mi occuperò di lei tra un attimo. Sì, nel frattempo faccio uno spuntino. Ma che cazzo dici, stronzo? Salviamo, ragazzi. Sta cazzo di cosa mi ha fatto cagare sotto. Autorizzazione confermata. Vendiamo giusto al volo questo semiconduttore, ogni volta sbaglio, perché sì, siamo a corto di munizioni, anche se abbiamo trovato qualcosina rispetto a prima, siamo diciamo messi leggermente meglio, però ci vuole poco a riempire l'inventario, dunque approfittiamone finché possiamo. Maledetti. Porca troia! Oh merda!
cazzo. Ok. Ah, porca puttana, ragazzi. Cioè, vi giuro che è stato un attimo. È bastato un attimo a questo essere per spaccarmi il culo. Boom! E boom! È morto? Assolutamente no. E dammi qualcosa di utile. Niente. Confermata. Ok. Cacchio, ragazzi, siamo veramente messi male, eh. Registro paziente recuperato. Ecco, devo registrare questi giorni, i vecchi ricordi, sai. Dicevo, la nuova terapia che sto sviluppando dovrebbe fare al caso nostro. La sperimentazione è molto promettente. Sperimentazione confermata. Ah, tornerai al tuo posto in un attimo. E la CEC non ne saprà niente. Sempre che tu abbia fiducia in me. Oh, certo che ho fiducia in te. Proviamola, va bene. Volontario 9.
9 maschio giovane. Sperimento la nuova formula di rigenerazione dei tessuti. Mi aspetto che muoia in un'ora. Ma i cambiamenti al sistema vascolare sono molto promettenti. Un attimo per la pulizia. Per l'ultima volta, mi serve un'equipe di soccorso. Sì, l'ho chiamata 3 volte. Il mio paziente sta crollando. Mollate la pausa sigaretta e venite ad aiutarmi. Prendi tutto, Isaac, subito. Ok, perfetto. Schema munizioni multiraggio, ottimo. Buttiamo un occhio qui per vedere dove andiamo a finire. Perché sì, ci siamo già passati, ma non ricordo una mazza. Andiamo a salvare, ci salutiamo ragazzi, perché qui la situazione sta complicando, soprattutto perché siamo a corto di munizioni. Quindi proseguiremo al prossimo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, ragazzi, lasciatela, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.